Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Bully. Nella scorsa puntata abbiamo visto l'introduzione al gioco e, come vedete, ci ritroviamo in una scuola di matti. Però noi non siamo altrettanto tranquilli, quindi vediamo un po' che missione ci dà. E per adesso le lezioni non le facciamo, poi vabbè, quando ne avremo voglia le faremo, chi se ne frega. Allora, l'imboscata. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit Sì, in. By certo. fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? E tu Shut up! Screw you, new che kid! vuoi This is what da we do me? to teachers' pets around here. You better not slow! Come here, you Yeah, come and get Vaffanculo, vieni qua. Ma io ti spezzo le gambe. Ti spezzo le gambe. Però corre velocissimo, eh. Guarda che roba. Vieni qua che ti spezzo le gambe e mi prendo pure la fionda. Ah, ok. Vediamo un po' se riusciamo a infilarlo nel bidone. E vai! Ok, dove è andato a finire quel maledetto? E tu? E tu? E tu? Dove cavolo vuoi andare? Ma ciao, anche tu! Ma quanti siete? Bam! Bello tosto il nostro Jimmy, eh? Ah, siete in due, va bene. Ancora meglio. C'è più da divertirsi. Vediamo se c'è qualche oggettino da recuperare per terra. Col triangolo, se non ricordo male. Io, vabbè, io dico triangolo, ma in realtà è la Y. Oh, col mattone. Bam! Vai, col coperchio della monnezza. Ok, aggancia e tira. Bam! Bam! Poi? Un bel mattone, lo vuoi tra i denti un bel mattone? Bravo scemo! Ora non scappi più. Rispetto Bully meno 5, quindi gli abbiamo anche rubato la fionda a questo fesso qua. Ok, infatti come vi dicevo ci sono varie gang, vabbè, no gang, più che altro fazioni, che sono i gruppi scolastici. Quindi se noi clicchiamo incarichi disponibili, stato, ah ok, giusto, abbiamo fatto giusto la lezione. Bully 20%, secchioni 50, palestra di 50, fighetti 50 e grezzi 50%. Ok. Allora, che ora è? Sono le 2:30 quasi. Potremmo provare una lezioncina. Non mi ricordo a che ora finiscono le lezioni, ma volendo possiamo provare ad andare a una lezione. Perché ce l'hai con me? Per quale motivo? Per quale motivo? Anche tu? Va bene. Però sono più veloce io? No.
Ma anche no. Vabbè, l'abbiamo già seminati, quindi direi che non sono... Ah, cavolo, non abbiamo fatto in tempo. Assenza ingiustificata. Proviamo lo stesso ad andare a lezione. Vediamo che lezione c'è. Lezione di grammatica, l'avevamo già fatta. Facciamola lo stesso, chi se ne frega. The curriculum demands that you do these vocabulary assignments. O chimica, non mi ricordo. Why do you finish them here in class? That way you'll have more free time. Ok, funziona come prima, se non sbaglio. Dobbiamo trovare più parole con le lettere che abbiamo, quindi mura. Ok, poi rame. Good show. Poi sera. Well done. Mare, non l'abbiamo fatto, no. Ok, poi usa. Keep it up. Rase. Non so cosa vuol dire. Vabbè. Ah, rase, ok. Poi rema. Vediamo se ci sta. Ok. Poi parole lunghe. Arme? No. Sua. Poi mase, no. Aspetta. Se try again, James. Ma no. Ma porca zozza. Rea. Ok. Musa. Vai. Parole lunghe, niente, Ramose? No. Se mura, non vuole un cazzo. Non lo so. Sembra tipo Razzol, però. Vediamo un po'. Facciamo mescola. Mure. Rema l'avevo già fatto? Sì. Ursa. Vuol dire un cazzo. Rea. L'abbiamo già fatto. Vediamo se ci dà qualcosa. Ma vaffanculo. Perché? Vabbè, bocciato, fa niente. Rifaremo. Ok, facciamoci una bella missioncina, perché la scuola già ci ha annoiato abbastanza. Ah, innanzitutto volevo vedere quante lezioni avevamo fatto. Ah, chimica avevamo passato, grammatica no, quindi vabbè. Vabbè. Andiamo a fare una bella missioncina. Dove sto passando? Di qua. Sì, mi piace prendere la scorciatoia. Vediamo che missione abbiamo. Innanzitutto vorrei vedere un po' che vestiti possiamo mettere, perché non mi ricordo, è da tanti anni che non ci gioco. Testa, berretto classico di Burworth. Sì, direi, mi piace. Berrettino e fionda. La fionda, a proposito di fionda. So that's a good idea, right? Yeah, okay, alright, sure, I'll do it.
Hey man, what's going on? Not much. I was just telling Bello tosto quel cappellino. To take over the school. I mean, my plan for us to take over the school. What padronisci della scuola? It's just a little something I came up with. Tu sei un po' troppo swim, my friend. And if you're ambizioso, ragazzo mio. You gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? What? What, what però the... è parecchio arrogante il ragazzo, eh? Prima o poi prenderà botte, lo so. You know what, Petey, you were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing, no, no. No, all I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools, that's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Che botta! Come on, Jimmy, let's go see how good you are with this new slingshot. Ok, fionda, vediamo un po'. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Se non ricordo male, c'era una missione con la fionda che si colpivano i giocatori di rugby. Probabilmente potrebbe essere questa o un'altra. Vediamo un po' se mi ricordo bene. E comunque raga, sappiate che questo gioco, oltre che a fare diciamo missioni a scuola, che sono un po', si andrà anche in città, quindi avremo anche lavoretti da fare in città, vi assicuro che sarà un gioco veramente bello pieno di cose divertenti. Allora, LT. E spacchiamo i vetri dell'autobus. Così, giusto perché noi possiamo. Poi? No, dove sto passando? Sì, giusto? Che giro di merda sto facendo? Ecco, avevo ragione. Mi ricordavo bene allora. Sì, sì. Che gran gioco, ragazzi, che gran gioco. Ok, siediti sul ramo. Girati, perfetto. Quindi mira. Uno l'ho preso. Bam! Andiamo, headshot. No. Bam! Ah. Vediamo un po' se riusciamo a prenderne uno nelle gambe. Vai. Bam! Fantastico. Ci manca l'ultimo? Tu dove scappi? Bam! Sulla schiena. Fantastico. Promosso. Rispetto a secchioni più 5. Sì, perché siamo andati contro i giocatori di rugby. Ok, incarichi disponibili, salva Elgi. Ok, facciamo ancora magari questa missione. Scendiamo da sto albero. Figata, figata, abbiamo come si chiama? Ah, ecco, così, con L1. No, L1, come cavolo si chiama? LT, LB. Si chiama LB, scusate, io non mi ricordo bene i tasti del pad dell'Xbox, sono più abituato a quelli della Play. Quindi con L... A proposito, proviamoli. Chi se ne frega? Quindi se ne facciamo così... Bam! Ah, ciao! Via! Ma via! Se ci acchiappano sono cazzi! Perché nella scorsa puntata avevamo sbloccato i petardi. Vabbè, torniamo qua. No, torniamo. Andiamo in biblioteca.
Per fortuna è partito filmato. Salva Elgi. Ew. Oh, so you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends Niente. With that sociopath. Ma dai, ma c'è la bottega aperta. Sociopath, it means never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay you $2. Fai finta che siamo amici. Make it $5. Via. No. $5. Great. $5. Let's go, buddy. Grande Jimmy, bello cazzuto. Ma che versi fa? Che versi fa quest'essere? Dobbiamo aiutare questo bimbo panzone. Sì, ok. Quindi dobbiamo aiutarlo a trovare una tizia. Intanto rimettiamoci la fionda. E tu vorresti attaccare il mio amico panzone? Ma anche no! Ma anche no! Oh! Che cazzo. Ok. Andiamo? Andiamo, panzone? Andiamo? Mi sa che questi due, infatti. E no. Cioè, io devo prendere botte per aiutare un bambinone panzone. No, ho sbagliato target. Ah, notare il tizio vicino a me che ha provato a dargli un pugno ed è caduto per terra. Vabbè. Poverino. Povero sfigato. Dai, basta? Dobbiamo picchiare qualcun altro? Dai, Panson! Madonna, quanto sei lento! Fai te. Vedi te. Ok, dobbiamo andare qua in bagno. Muoviti, Panson, vai. Capito, ma... Che problema hai? A parte ad essere lento. Dai, ce la fai? Ma vaffanculo, è sopra che dobbiamo andare. Che coglione. Così, ora ci inseguono i... Che palle, lo sapevo che... Hai fallito. Sono scemo io, non ho visto la freccetta per andare sopra. Vabbè, comunque... Riproveremo a farla... Nel prossimo episodio, perché ho scazzato alla grande. Comunque, torniamo nel nostro dormitorio. Qua intanto si stanno picchiando allegramente. E quindi ci rivediamo nel prossimo video di Bully. Facciamo così, andiamo a dormire. Guardate qua che c'è tutto il necessario per creare i petardi, credo, sì. Figata. E va bene. Quindi io con questo Jimmy bello cazzuto e col cappellino e la fionda, io vi saluto. Ci rivediamo al prossimo video di Bully. Alla prossima. Ciao a tutti.